Hola a todos e benvenuti ad un altro episodio di Vlogmas. Spero che stiate passando delle buone feste. Oggi vorrei condividere con voi la nostra routine serale delle feste. Ovviamente non tutte le sere sono uguali, ma questo è per darvi un'idea di come sono le sere qui in casa Orzo. Siamo appena rientrati a casa dopo un pomeriggio al parco e la prima cosa che facciamo è lavarci le mani per essere sicuri di rimuovere i vari germi. Nel periodo delle feste utilizziamo questo sapone di Bath & Body Works, si chiama Winter Citrus Breath, ha un odore molto fresco e ricorda gli alberi di Natale con delle note di agrumi, è molto appropriato per questa stagione. Appena il sole comincia a tramontare, la prima cosa che faccio è accendere tutte le varie lucine e candele che abbiamo in casa per rendere l'ambiente super accogliente e festivo. Se la giornata è molto fredda, accendiamo anche il camino, ma oggi si stava abbastanza bene. Prima che Jorge torni dal lavoro, ne approfitto per incartare alcuni dei regali di Natale che non può vedere. Per me mi sono comprata e incartata questo pop socket per il cellulare. Sono l'unica che si autoincarta i regali di Natale? Io lo faccio tutti gli anni e poi li apro la mattina di Natale con sorpresa, sono veramente senza speranze. Si sono fatte le 5 del pomeriggio, in genere comincio a cucinare un po' più tardi, ma dato che stasera vorrei farmi un bel bagno rilassante mi avvantaggio con la cena. Prima di tutto però metto un po' di musica, mi piace molto ascoltare la musica jazz natalizia, la trovo molto accogliente e rilassante. Per cena stasera ho deciso di preparare una zuppa di patate, lenticchie e cavolo nero, è molto veloce da fare ed è davvero buonissima. Thank you.
La nostra zuppa è pronta e Jorge è tornato dal lavoro. Questa è l'ora del bagnetto di Leon. Stasera Jorge rimane a giocare con lui mentre io preparo la pasta. Quando Leon ha finito il suo bagnetto serale, mi lavo anche io. Stasera posso permettermi il lusso di un lungo bagno caldo, mentre Jorge rimane con Leon per la cena. Non sempre riesco a fare un bagno, spesso faccio una doccia veloce, ma stasera è andata bene e posso rilassarmi. Dato che siamo sotto le feste, uso questo bagno schiuma, si chiama Vanilla Bean Noel e per me ha l'odore delle feste. Come pigiama indosso questo a scacchi che era di Jorge, ma perché mi piace molto me ne sono appropriata e metto anche la mia vestaglia natalizia per stare ancora più comoda e al calduccio. A questo punto vado in sala e con Leon leggiamo un libro. Stasera ha scelto Gatto tiene sueño, gatto a sonno, come tutti i giorni del resto perché è il suo libro preferito. Leon adesso vi saluta perché è arrivato il momento per lui di andare a letto. Buonanotte Leon! Adesso che il nostro bimbo è a letto e che la nostra zuppa è bella calda, ce l'andiamo a mangiare sul divano mentre parliamo della nostra giornata. Da oggi Jorge è in ferie per le vacanze di Natale, quindi siamo molto felici di poter trascorrere più tempo insieme. Dopo cena mi serve una tazza di tè e con Jorge guardiamo qualcosa alla tele. E visto che manca pochissimo a Natale, stasera guardiamo Klaus. Se vi va, diteci nei commenti qui sotto qual è il vostro film di Natale preferito. Noi adoriamo Klaus, per l'appunto, un film a cartoni animati di Netflix. Lo guardiamo tutti gli anni. Se ho qualcosa da editare per YouTube, questo è anche il momento dove tiro fuori il computer. Ma stasera ero davvero presa dal film e me lo sono goduto appieno. Prima di andare a letto mi lavo la faccia e i denti e uso questo burro cacao alla menta per tenere le labbra idratate. Qui in casa Orso sono ormai le 10 e per noi è arrivato il momento di andare a dormire. Spero che stiate trascorrendo delle buone feste, se il video vi è piaciuto per favore date un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per nuovi video ogni settimana. E noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Buon Natale a tutti! Ciao!